Spero che si senta. Sì, buonasera a tutti. Io sono Francesco De Ceglia e stasera siamo qui, come sapete, non per presentare un libro, ma per festeggiare l'uscita di un libro, mi sembrerebbe. Perché è l'esito di molti anni di studio, di riflessione e soprattutto perché, come diremo stasera, un po' tutti abbiamo bisogno di questo libro. Prima che me ne dimentichi, chi ha organizzato questa serata? Quindi ringraziamo ovviamente Legedo, l'Arcigay, Arcilesbica, Che Bari, Rete Lenford e Un Desiderio in Comune. Una volta che ho parlato degli sponsor, adesso sono un po' più sereno, temevo di dimenticare qualcuno. No, quindi dicevo, sono contentissimo di poter presentare Giovanni Dall'Orto, che non ha bisogno di presentazioni, tutti lo conoscete come una delle penne più interessanti della saggistica omosessuale in Italia. E soprattutto, dico con grande invidia, in quanto storico, una delle persone che meglio hanno saputo anche semplificare problematiche estremamente complesse nella scrittura storica. E questo libro è un'introduzione alla storia dell'omosessualità, un'introduzione che ha un focus italiano ma un'apertura internazionale. Ed è importante questo per la cultura italiana che dal punto di vista accademico ha poco frequentato questi temi. E lo dico come una persona che vive nei corridoi dell'Accademia e sa che ogni qualvolta qualche collega si occupa di tematiche che hanno a che fare un tempo con la storia dell'omosessualità, adesso con i gender studies, con tutte le cose che vanno di moda, i colleghi incominciano a guardarlo di sottecchi come se stesse facendo una cosa un po' strana. Quindi l'Accademia italiana è sempre stata abbastanza pallida rispetto a quello che è successo all'estero. Apro e chiudo una parentesi: io ho avuto la fortuna di entrare in un'università molto giovane e i primi anni, quando avevo intorno a una trentina d'anni, ho tenuto dei corsi per gli studenti di lettere sulla storia dell'omosessualità. E devo dire che poi, dopo un paio di anni, ho dovuto concludere l'esperienza perché arrivavano delle lettere al rettore in cui si diceva che io facessi chissà che cosa con gli studenti per convincerli all'università. Sono passati tanti anni perché sono molto vecchio, ma non credo che adesso le cose siano cambiate. Per fortuna ci sono tanti colleghi che affrontano il discorso, ma questo è molto più facile, per esempio, nei dipartimenti che hanno a che fare con la psicologia, la sociologia, l'antropologia, meno con i dipartimenti storici o letterari, per un'impostazione, se vogliamo, vetero-crociana e anche legata ad alcune dinamiche. Comunque, messa da parte questa esperienza personale, parliamo del libro. Allora, questo libro ripercorre la storia dell'omosessualità, soprattutto dell'omosessualità maschile, dalle origini, benché non esistano delle origini, comunque dalla cultura ebraica sostanzialmente, dalla cultura biblica, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quello che mi ha colpito è stata innanzitutto appunto l'apertura diacronica, cioè una storia così ampia, che abbraccia un paio di millenni, forse anche qualcosa in più, se si prende tutta la cultura ebraica. Però allo stesso tempo la chiusura tematica, nel senso che anche parlando insieme, prima abbiamo detto, è una storia dell'omosessualità maschile, non dell'omosessualità totoceno, cioè dell'omosessualità anche femminile. Allora, prima, perché vorrei che fosse un dialogo, un dibattito, uno scambio di idee, mi piacerebbe che spiegassi come ti è venuto in mente di fare questa cosa e soprattutto queste due tue scelte. L'una, di mettere da parte, probabilmente anche per competenze, per esperienze personali, perché il libro sarebbe venuto fuori doppio, eccetera, l'omosessualità femminile, ma la domanda a monte è: esiste un oggetto di riflessione, per così dire, che mette insieme omosessualità maschile e omosessualità femminile, visti anche gli attriti che spesso si sono creati tra le comunità che rappresentano gli omosessuali maschili e femminili? E la seconda domanda: è possibile davvero raccontare una storia di così lungo raggio dell'omosessualità? Perché un tuo bersaglio polemico, spesso evocato nel libro, è quello di
quelli che tu chiami gli invenzionisti, cioè di coloro che dicono: guardate, l'omosessualità, così come la intendiamo noi, è un'omosessualità nata a metà 800, anche il termine omosessuale nasce nel 1869, si può mettere insieme l'amore pederastico greco, che ha anche una sorta di ritualità, di codificazione molto precisa, anche un disequilibrio tra l'era stessa e l'eromenos e così via, e l'amore omosessuale così come lo intendiamo noi. Non è che mettiamo sotto un unico nome, un unico cappello delle realtà storiche anche molto diverse? È una scelta? È una cosa che esiste davvero? Oppure, per esempio, come se noi facessimo la storia della bellezza o la storia del bello. Non esiste qualcosa che sia oggettivamente bello, è una cosa che cambia nei secoli, e quindi se faccio la storia del bello faccio la storia della percezione della bellezza. Per l'omosessualità esiste una cosa analoga o esiste un nucleo duro per cui quella persona è omosessuale indipendentemente dalla manifestazione culturale attraverso cui esprime la propria omosessualità? Grazie. Allora, perché questo libro? Prima delle tre domande, in realtà, perché chi dovesse per caso conoscermi, perché mi ha trovato per caso sul mio sito, sa che è molti anni che sono interessato alla questione storica, non solo perché la storia mi interessa, ma perché ritengo che la storia sia l'elemento, il collante di ogni comunità. Una comunità si definisce come comunità perché ha una storia condivisa, e le intersezioni delle vite tra esseri umani sono date dalla condivisione di una storia. L'esempio classico che faccio quando presento il mio libro è: voi in questo momento mi state comprendendo perché nella mia storia e nella vostra storia è esistito un momento in cui avete imparato la lingua che ho imparato anche io. Analogamente, all'interno della comunità omosessuale ci riconosciamo come comunità perché in un certo momento delle nostre vite abbiamo condiviso delle esperienze che possono essere il coming out o la socializzazione in quanto persone omosessuali all'interno del contesto italiano, che ci fanno riconoscere gli uni negli altri. Ognuno di noi è quello che è perché lo è diventato. È nato come un neonato che non parlava, non sapeva, non capiva, ed è diventata una persona che è stata socializzata in un certo modo. E capire quello che noi siamo diventati mi aiuta a pormi le domande se avremmo potuto essere in altri modi. La storia è tipicamente il modo più interessante di fare fantascienza. Andiamo a vedere i nostri antenati e scopriamo dei marziani che ragionavano, parlavano, agivano in modi totalmente incomprensibili per noi, facevano cose che per noi non hanno senso, eppure sono i nostri antenati, magari sono i nostri nonni. E questo ci mostra, questo è un grosso vaccino contro l'idea che le cose che noi facciamo sono naturali, sono ovvie, sono vere perché lo sono. Gli esseri umani in ogni momento della loro storia fanno scelte differenti, e questo mi aiuta. Quando io dico noi siamo la parte finale di un segmento che viene dal passato, quando voglio fare un discorso per dire e che va verso il futuro, se noi capiamo la direzione da cui proveniamo, riusciamo a capire anche quali direzioni possiamo prendere per il futuro. In parole molto più povere, quando il sentinellume in piedi mi parla di difesa della tradizione, mi è lecito fare la domanda: quale tradizione? Perché la chiamate tradizione? Ad esempio, una delle cose che mi affascinano di più nel fenomeno delle sentinelle in piedi, che cito spesso proprio perché lo trovo affascinante, è che queste persone hanno inventato da zero una tradizione che non è mai esistita. La famiglia naturale che loro presentano come famiglia naturale è una loro invenzione fatta e finita. Quando lo storico si mette ad aprire i documenti storici e va a vedere che cos'erano le famiglie nell'antichità, scopre che di quello di cui parla le sentinelle in piedi non c'è niente. Adesso non so se c'è qualche insegnante di latino nel pubblico, però se voi prendete, adesso non mi ricordo se era Pro Milone di Cicerone, in cui dice che lui andava per la strada e si vede arrivare di fronte il suo avversario cum familia.
non è che gli stava venendo incontro con moglie e figli tutti allegri insieme, sta venendo insieme con una masnada di servi con i randelli per farlo fuori. Perché per gli antichi romani la famiglia è l'insieme delle persone che un pater familias possiede. Possiede gli schiavi, possiede la moglie e possiede i figli, sui cui ha il diritto di vita o di morte. La domanda semplicissima da fare è questa la famiglia tradizionale che le sentinelle in piedi vogliono difendere? Ogni secolo, ogni momento storico ha una concezione della famiglia differente e la famiglia italiana, prima della riforma del diritto di famiglia, che è cosa di Antonio 30 anni fa, era una cosa, 40 anni fa, era cosa completamente diversa. Quando io vedo delle donne che vanno in pubblico a dire sono per la famiglia tradizionale, la domanda è, e allora perché sei lì a parlare quando il ruolo tradizionale della donna è stare in casa in cucina e non andare in pubblico a parlare? È chiaro che le stesse sentinelle in piedi non credono a quello che stanno dicendo. Allora, andare a cercare i documenti storici per mostrare, dimostrare a tutti come la storia è bella e divertente, perché non dà mai le risposte che ci aspettiamo noi, ma le risposte che vuole dare lei. Secondo me è molto utile. La storia dell'omosessualità ci mostra degli antenati che si sono comportati in modi che noi non ci aspetteremmo mai, e nel libro lo dico più e più volte, i nostri antenati erano molto meno bigotti, chiusi di idee, beghini di quanto ci venga raccontato. Il problema è che per scoprirlo dobbiamo andare a tirare fuori i documenti storici, ed è quello che io ho fatto nel libro. Seconda domanda, donne. Il mio motivo è stato fondamentalmente pratico. Questo libro ha 730 pagine e leggerlo è un'impresa. Se avessi dovuto tener conto delle donne sarebbe stato un libro di 1400 pagine. Non è umanamente pensabile chiedere a un essere umano di leggersi un'opera di 1400 pagine. Quindi qualche scelta la dovevo fare. Quale scelta dovessi fare era abbastanza implicito, perché sulla storia delle donne in italiano stranamente esistono già delle opere ottime da almeno 20 anni, a partire da Amiche, compagne, amanti di Daniela Danna, che è uscito per Mondadori, addirittura ha avuto addirittura delle edizioni economiche, all'Amante celeste di Rosanna Fiocchetto, alle opere di Nicoletta Puidimani, di Nerina Milletti. Insomma, la Società delle Storiche Italiane ha fatto almeno 3 convegni di storia lesbica. Il punto era che in Italia avevamo una carenza enorme, un buco sull'omosessualità maschile, e quindi io quel buco ho riempito. Oltretutto, siccome questa domanda mi viene fatta spesso del perché hai parlato dell'omosessualità maschile e non di quella femminile, ma la parola omosessualità nell'antichità non copre solo omosessualità maschile e femminile, ma copre anche transessualismo, travestitismo, ermafroditismo, tutta una serie di altre cose che non si nota che non ho trattato nel mio libro, attenzione. Per cui mi rendo conto che, ovviamente, visto che la donna sono la maggioranza della società, questa è la mancanza che salta all'occhio maggiormente, ma avere focalizzato la mia ricerca su un obiettivo preciso non implica che ho dimenticato o trascurato soltanto l'aspetto delle donne lesbiche, ma anche altri aspetti. Secondo me una storia della bisessualità, una storia del transessualismo sono altrettanto necessarie del mio libro, perché noi crediamo di sapere cosa sono questi fenomeni, ma secondo me non lo sappiamo, non l'abbiamo ancora capito. L'ultima domanda era abbastanza in legame con questa precedente, se esista una, i filosofi direbbero, realtà ontologica dell'omosessualità, cioè se, questa è la polemica che faccio nel mio libro, se l'omosessualità abbia una realtà ontologica o soltanto discursiva, ossia questa è una sedia che io la chiami con qualunque nome, esiste comunque, la chiami chair, chaise, cadrega, sempre quello è. L'omosessualità ha lo stesso tipo di realtà che ha questa sedia, o ha lo stesso tipo di realtà che ha il concetto di bellezza, che è qualcosa di creato dagli esseri umani? C'è tutta una scuola storica che sostiene la seconda tesi. Io l'ho chiamata invenzionismo, intenzionalmente, nel mio libro. Voi non troverete nessuno storico che si definisca invenzionista. Io avviso che
è una mia scelta polemica, però questa scuola di pensiero esiste, in genere fa riferimento ai seguaci di Michel Foucault e sostiene che l'omosessualità è un'invenzione del XIX secolo, che l'omosessualità non ha una realtà ontologica, ma è una costruzione sociale. I medici del 1800 si sono trovati e hanno deciso di inventare il personaggio dell'omosessuale della lettica. Fino al 1800 i precursori dell'omosessuale, cioè i sodomiti e le tribadi, erano dei recidivi in un tipo di atti sessuali, ma dal 1800 in poi sono diventate delle figure umane, con una storia, delle caratteristiche precise, addirittura fisiologiche. La risposta che do nel mio libro è che non solo è possibile riconoscere persone con elementi comuni in tutte le epoche storiche, ma che i nostri avi ebbero coscienza di questo fenomeno, ossia non è vero che è l'Ottocento che scopre la figura dell'omosessuale. Ne abbiamo già testi greci e latini che ritengono che alcune persone, per loro natura, hanno un orientamento per persone del loro sesso. Non usano la parola orientamento, ma usano termini molto simili come inclinatio o elichia, nel caso greco, che indicano proprio un qualche cosa che ha una pendenza in una direzione piuttosto che in un'altra. Nel caso poi del termine latino inclinatio, un termine molto interessante, perché è lo stesso termine usato nell'astrologia, che indica proprio l'angolo di inclinazione delle stelle al momento della nascita, perché l'astrologia antica ritiene che alcune persone sono destinate ad amare persone del loro sesso perché sono nate sotto una certa stella che le ha indotte a fare questo. In altre parole, sono nate così, non lo sono diventate, non lo sono state fatte diventare. Allora, la domanda che tu mi hai fatto presuppone una risposta che è più politica, filosofica che storica. La mia risposta è che dalla mia esperienza di persona omosessuale, che si è scoperta omosessuale, che non ha avuto un cammino in cui è stata fatta diventare l'altro omosessuale, la mia risposta è che ovviamente l'omosessualità è qualcosa che mi è nata dentro, non mi è venuta da fuori. Da fuori mi sono venuti i nomi, le definizioni, le categorizzazioni. E queste, obiettivamente, qui hanno ragione gli invenzionisti, però ha ragione chiunque sappia un minimo di storia. Le definizioni cambiano di secolo in secolo, di ambiente sociale in ambiente sociale e di momento in momento, del momento della vita di una persona. Ma questo non è vero solo storicamente. Se noi chiediamo a un prete cattolico o a un testimone di Geova che cos'è un omosessuale, non vi darà mai la risposta che vi darò io. Daremo due risposte differenti. Lo stesso significante contiene significati diversi. Questo nel libro l'ho ribadito molto spesso, perché c'è questa strana idea per cui esista la omosessualità come fenomeno immutabile. Allora, la critica di Michel Foucault e seguaci sul fatto che non esiste un fenomeno immutabile è vera, perché le omosessualità cambiano di secolo in secolo, le considerazioni che la gente ha dell'omosessualità cambiano costantemente, ma vi faccio notare che probabilmente quando avevate 12 anni la considerazione che avevate non è la stessa che avete adesso. Cioè, il fatto che cambi la considerazione di un fenomeno non implica che il fenomeno in quanto tale cambi. Allora, la mia risposta è: la base ontologicamente vera su cui si esercitano i discorsi storici è probabilmente la stessa. Se qualcuno dice che non lo è, però tocca a lui dimostrare che c'è stato un cambiamento, quale, di che tipo e per quali motivazioni. Le considerazioni, le interpretazioni sociali di questo fenomeno sono cambiate continuamente, stanno cambiando tuttora e gruppi diversi della nostra società ne danno interpretazioni diverse. Io e la sentinella in piedi non ne diamo la stessa interpretazione. Grazie. Sì, quello che hai detto soprattutto adesso ha a che fare anche con le parole che noi usiamo per definire qualcosa.
Il tuo testo è molto attento a questo, appunto, non soltanto tutto il discorso della inclinazione che si ha per natura nei confronti di un certo tipo di atteggiamenti, ma anche e soprattutto i termini usati per definire quello che noi adesso associamo all'area semantica dell'omosessualità. Quindi la parola omosessuale che nasce nel 1869, tra l'altro parola orribile anche filologicamente, che mette il prefisso greco con la di televisione, di automobile, infatti, se siamo... termine greco e termine latino. Infatti è orribile, orribile per questo come sono orribili anche quelli. Però, per esempio, omosessuale, parola omosessuale, parlo della mia, anche qua della mia esperienza personale, ho sempre avuto una certa difficoltà a definire me stesso come omosessuale e ho sempre preferito definirmi gay, perché nel momento in cui usciva dalla mia bocca la parola omosessuale pensavo che gli altri stessero a pensare ai miei atteggiamenti sessuali, perché omosessuale significa che vai a far sesso in un certo modo, ecco. Quindi, come diceva Moretti, le parole sono importanti e purtroppo, per fortuna, dobbiamo anche fare i conti con un uso invalso di alcune parole, per cui adesso non posso fare come faceva qualche anno fa Cecchi Paone, che parlava di omoaffettivi per mitigare il significato sessuale delle parole. Quando omosessuale ha come dire, penetrato la cortina del silenzio, anche di incapacità definitoria delle altre parole, ne esistevano altre, a parte quelle per così dire offensive, però anche Urning di Urwitz, che in italiano era reso come uranista e che aveva a che fare appunto con l'amore celeste, che era molto più raffinato, poetico e filosofico dell'amore comune. Poi, per una serie di motivi di ordine storico, una parola si è affermata, un'altra no. Tu fai anche l'esempio, per esempio, di sodomita, di finocchio, che non significa quello che normalmente si ritiene o comunque che non avrebbe quell'origine. Ecco, ci vuoi illustrare in che modo anche le parole siano importanti? Perché appunto nel nome della rosa, nomina nuda tenemus, ci abbiamo soltanto i nomi, e spesso anche il lavoro dello storico deve confrontarsi con queste parole che non sa bene che cosa significhino, o comunque che deve contestualizzare volta per volta in un periodo, nell'idioletto di quell'autore che sta attribuendo un determinato significato e non un altro. Come ci sei riuscito? Ecco, questa è la domanda. Allora, lui mi ha fatto una domanda molto importante, ma che rischia di essere magari un po' noiosa per il grande pubblico. Allora cerco di tradurla in termini magari più terra, perché è una questione molto importante. C'è gente terra terra. No, io non sono da terra a terra nessuno, però siccome mi è già successo che in altre presentazioni del libro i docenti volassero alto e magari la gente fosse venuta per altri motivi, cerchiamo di trovare una mediazione, perché questo è un libro scritto non da uno storico di professione, non da un accademico, ma da un giornalista, per cui ho cercato di mediare tra la comunità scientifica e il mondo non accademico, con un linguaggio che sì, ovviamente se non avete la quinta elementare il libro non lo capirete mai, ma se no non sareste qui se non l'aveste. Va bene, ci siamo capiti. Allora, la questione da cui partiamo è questa: ogni parola significa secondo il suo ogni testo significa secondo il suo contesto, ok? Il termine latino significare vuol dire fare segni, le parole si fanno segni le une con le altre, ogni parola vuol dire qualcosa all'interno di un sistema di pensiero. Io nel mio libro insisto molto su due concetti importanti. Il primo è che moltissimi concetti, la grande maggioranza delle parole che definiscono l'omosessualità non nascono da una comunità scientifica, teologica, come la volete, ma nascono dalle persone che le hanno inventate. Omosessuale è stato inventato da una persona omosessuale. Uranita, invertito, sono tutte parole che vengono dalla comunità omosessuale. Gay, queer, sono tantissimi gli esempi. Questo perché lo faccio? Perché voglio insistere sul fatto: la comunità omosessuale nella storia non è stato un gruppo di vittime che è stato perseguitato, e quindi la storia dell'omosessualità è la storia di una costante persecuzione. Mario Mieri, in Elementi di critica omosessuale, quando parlava di storia, aveva fatto un capitolo che si intitolava "Come gli omosessuali di rogo in rogo divennero gay". No, è una visione sbagliata.
Io da marxista vedo la storia come una continua dialettica. La storia delle persone omosessuali è una storia fatta di discorsi del potere che reprimono, ma anche di persone che resistono a questa repressione, che reagiscono e dicono la loro, esprimono il loro punto di vista. In altre parole, noi non siamo la prima generazione che si ribella a una definizione, siamo la prima generazione che ha la fortuna di vivere in un contesto sociale in cui per il fatto di aver fatto certe affermazioni non ti bruciano più sul rogo, e quindi determinati discorsi possono essere fatti apertamente all'aria aperta. Però nel libro ho fatto molti esempi, da un poeta del 1400 pacifico, Massimo d'Ascoli, che dichiara: è la natura che mi ha fatto nascere sodomita passivo, a varie altre persone che comunque riescono a trovare una quadra tra la filosofia, il modo di pensare del loro tempo e le loro esigenze, quello che loro sperimentavano. Ed è fondamentalmente riducibile, questo contrasto è riducibile in una formula molto semplice, in una lotta durata migliaia di anni tra coloro che dicono che le persone omosessuali sono nate in questo modo e coloro che dicono che no, si nasce soltanto in un modo, che è quello naturale, cioè eterosessuale, e tutto ruota intorno a quel cioè, perché è un falso sillogismo. Si nasce in un solo modo, e quindi chi è in un altro modo lo è perché ha deviato dalla retta via, è un pervertito, è un eccetera eccetera. Io nel libro ho fatto in modo di analizzare la parola sodomita, perché tutti pensiamo di sapere cosa voglia dire, e invece non è così. Questo è il bello della storia: quando si vanno a guardare i documenti si scopre che tutto quello che credevamo di sapere era falso. Per cui è vero che sodomita vuole dire tecnicamente la persona che copula analmente, per cui può essere sodomita anche un uomo eterosessuale che sodomizza, cioè appunto la moglie, ma vuole dire anche altre cose, molte altre cose. Può volere dire l'uomo che ha rapporti sessuali con un animale, può volere dire la persona che si masturba, perché anche quella è una specie sodomie. Ma voi non ci pensereste mai, chi ha rapporti sessuali con un diavolo, ok? E anche questo è sodomia, secondo Joost Damhuder. Cioè, ovviamente anche due donne possono commettere sodomia, e questo è costante nella storia. La sodomia, il rapporto sessuale tra due donne vengono definite sodomia più e più e più volte nel corso dei secoli, e ci si chiede in che modo due donne possono fisicamente realizzare l'immissione di un pene dentro un ano. È chiaro che chi definisce sodomia questo tipo di rapporto non sta pensando all'atto sessuale, sta pensando alla qualità del rapporto, come conferma San Tommaso d'Aquino. E infine c'è l'ultimo significato, che è quello che molti storici hanno trascurato, ossia qualunque tipo di rapporto sessuale tra due persone del medesimo sesso, che siano uomini o che siano donne. Allora, questo non lo sto dicendo io, lo dice un teologo dell'importanza e della rilevanza di San Tommaso d'Aquino, che magari a molti non dirà molto, però è il filosofo ufficiale della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha elevato il tomismo come filosofia ufficiale della Chiesa. San Tommaso d'Aquino dice che ciò che costituisce l'atto sodomitico non è un certo tipo di penetrazione, ma la qualità dell'atto data dal fatto di avere due persone dello stesso sesso che copulano. Tanto è vero che un uomo e una donna che hanno rapporti anali non commettono un atto di sodomia, ma un coito contro natura. Questa distinzione, che a noi sembra lana caprina, e infatti lo è stata importantissima, perché siccome San Tommaso d'Aquino è un filosofo domenicano, la Santa Inquisizione l'ha presa come base per 500 anni del suo modo di agire. Allora, tutto questo discorso per dire che cosa? Perché appunto le famose cose, tra volare troppo alto e essere terra a terra, ci sono stati modi diversi di definire la stessa parola da capo, quello che dicevamo prima. La parola sodomia ha voluto dire molte cose, la parola sodomita ha voluto dire molte cose. Una di queste cose che ha voluto dire è: copre la stessa area semantica di omosessuale. Il sodomita è una persona del sesso maschile che preferisce i maschi, ed è una donna che preferisce le donne. Questo è un sodomita. Questo è uno dei significati.
Se voi guardate i testi giuridici, scoprirete che invece la sodomia viene definita come un certo tipo di penetrazione. Ma questo non è dovuto al fatto che i nostri antenati non fossero capaci di concepire una categorizzazione che vedeva chi ha rapporti con persone dello stesso sesso a un certo tipo di persona, ma è dovuto alla natura del documento giuridico. Il documento giuridico si preoccupa di definire la punizione di chi ha fatto determinate cose. Nessun documento giuridico ha mai punito qualcuno per qualcosa che era. Non è sufficiente essere eretico, è necessario averlo dimostrato in qualche modo, avere compiuto degli atti che sottendono una credenza di tipo eretico. Allora è chiaro che tutti quegli storici che hanno studiato soltanto i testi giuridici o teologici, cioè i cosiddetti testi normativi, discorso del potere, hanno scoperto che il sodomita era semplicemente il recidivo di un certo tipo di atto. Quello che nel libro cerco di dimostrare è che anche i nostri avi hanno dato alla parola sodomita un significato molto vicino a quello che noi intendiamo per dire persona omosessuale, e a questo punto non sorprende scoprire che i nostri avi, quando parlano di sodomita, riconoscono un'affettività, una quotidianità, tutta una serie di qualità che oggi noi nel recidivo non saremmo in grado di riconoscere. Per esempio, io mi sono anche divertito molto ad analizzare la novella italiana del 1400 per vedere quale sia il punto di vista che hanno i novellieri, a partire da Boccaccio. Non so se avete presente la novella di Pietro da Vincione, in cui un sodomita si sposa perché non vuole dare adito a voce, già questo ci suona molto familiare, e la moglie si lamenta dicendo: io l'ho preso in marito sapendo che era un uomo e quindi mi aspettavo che volesse ciò che vogliono tutti gli uomini, cioè avere rapporti sessuali con una donna. Invece lui corre dietro ai ragazzi. Allora, il lamento della moglie di questo personaggio è che preferisce i ragazzi alle donne. La moglie non si lamenta perché il marito le impone di subire il coito anale, si lamenta perché non le impone di subire nessun tipo di coito perché va con i ragazzi. Ok? Allora, l'analisi delle parole ci permette di vedere come nascondano, come degli schermi, diversi significati. E non è vero che nomina nuda tenemus. C'era una frase molto bella che mi ha detto il mio professore di storia della filosofia all'università molti decenni fa. Il rapporto che c'è tra una parola, tra significato e significante, tra una parola e questo che la parola indica, non è quel rapporto che c'è tra un pezzo di carne e il brodo che se ne trae, cioè ne estrae un'essenza, ma è il rapporto che c'è tra un cappotto in un guardaroba di un teatro e lo scontrino che lo definisce. Qualunque scontrino può definire il vostro cappotto. Quello che conta è semplicemente che noi riconosciamo un rapporto più univoco tra quello scontrino e quel numero. Cioè, se vi hanno dato il numero 20, il vostro cappotto diventa il numero 20. Quello che fa sì che il numero 20 significhi il vostro cappotto è la convenzione, l'accordo che noi abbiamo preso tra noi parlanti. Il numero 20 non vuol dire cappotto di Giovanni dall'Orto. Vuol dire il cappotto che, quando è stato consegnato, ha ricevuto quel numero di etichetta. A me personalmente non importa in che modo venga definito un fenomeno, se mi chiamano, rispetto al tuo problema di definirti omosessuale, noi negli anni 70 l'avevamo risolto in un modo molto semplice, definivamo froci, anzi froce, cule, perché quello che volevamo sottolineare è che le parole sono solo delle sequenze di lettere. Quello che conta è quello che sta dietro queste conseguenze. Allora, noi come gesuiti, impressionisti, sono nati come insulti. I diretti interessanti li hanno ribaltate, le hanno trasformate in stendardi di cui essere fieri. Anche la parola queer nasce come insulto, ma nessuno di noi lo sa più, ma anche la parola gay. Perché in inglese, decente, una gay woman è una donnina allegra, è una puttana. Un gay man, eccetera, è un termine inizialmente ironico del mondo gay. Allora, io non mi preoccupo se una parola mi rappresenta o non mi rappresenta, perché nessuna parola mi rappresenta, le parole sono convenzioni. Quello che conta è quello che sta dietro le convenzioni. Siete miei amici, mi chiamate scherzosamente frocio, mi diverto,
Siete miei nemici e mi accusate di essere omosessuale, mi offendo, ma non perché mi avete chiamato omosessuale, ma perché avete ritenuto che questa parola fosse un'accusa. Adesso forse sono andato un po' troppo su per i rami anch'io, per cui smetto. Sì, quello che racconti l'ultima parlando... mezz'ora la facciamo per il dibattito. Sì, infatti, se volete potete anche interromperci, perché non è che diciamo, abbiamo organizzato per prima che vedo che moriate tutti quanti. C'è qualche cosa che vorreste chiedere al nostro ospite? Sì, ma io allora, per esempio, giusto perché mi è venuta la curiosità mentre ne parlavi, è parlato di appunto sodomita, di Tommaso d'Aquino, eccetera. La Chiesa, che cosa c'entra in tutta questa storia? Che cosa ha detto e che cosa le abbiamo fatto dire noi? Perché poi la tua analisi dei testi ha dimostrato che tante cose nella Bibbia, nel Vangelo, non ci sono scritte o sono interpretabili in un certo modo e così via. E soprattutto anche la morale sessuale della Chiesa si è costruita nel corso dei secoli e ciò che ha detto in un'epoca non l'ha detto nell'epoca successiva. Qual è stato il rapporto tra omosessualità e Chiesa cristiana prima, cattolica poi, nel mondo occidentale e soprattutto, giusto anche per attualizzare, per non fare un discorso storico, adesso in che termini secondo te si pone il rapporto, se c'è un dialogo in questo senso? Comincio dalla parte finale della domanda, perché una cosa quasi inevitabile in queste presentazioni, credo che sia la quindicesima che faccio, è l'attualizzazione del discorso storico. E che secondo me è quasi inevitabile. Benedetto Croce diceva che tutta la storia è storia contemporanea, è l'unica frase di Croce su cui sono d'accordo, però su questo sono d'accordo. A noi la storia interessa perché insegna qualcosa su noi stessi, non su persone che sono morte 5.000 anni fa, che non abbiamo mai conosciuto, di cui non ci interessa nulla. E in questa attualizzazione sicuramente l'aspetto che vedo venire fuori con maggiore frequenza è la questione del matrimonio egualitario. Beh, nel libro troverete un intero capitolo dedicato ai matrimoni omosessuali nel 1500 in Italia, qualcosa che non immagineremmo nemmeno che possa essere esistito. Di fronte a gente che ci accusa di esserci inventati un'esigenza che il mondo occidentale non aveva mai avuto, quella del matrimonio tra persone dello stesso sesso, andando a frugare negli archivi viene fuori che invece persone che nutrivano già questa esigenza, questo bisogno di riconoscimento da parte degli altri, di condivisione sociale, di un affetto privato, esisteva già nel 1500, che fa parte forse della natura umana, qualunque cosa sia la natura umana, perché qui si entra in un vortice di interpretazioni filosofiche, stiamone fuori. Però noi come esseri umani diciamo ci riconosciamo in questa esigenza di sanzione non sociale, perché questi matrimoni erano delle cerimonie private, sanzionate dalla società addirittura, ma comunque che avevano un significato per chi le compiva. In un caso molto importante studiato da Marcocci a Roma riguarda un gruppo di 30 persone a Roma nel 1580, se non ricordo male, che addirittura aveva tra di loro uno dei parroci o degli sagrestani di San Giovanni a Porta Latina a Roma, che aveva le chiavi della chiesa e ne approfittava per celebrare dei matrimoni tra persone dello stesso, tra uomini, con tutto il rito della Chiesa Cattolica. Naturalmente a un certo punto li hanno beccati, li hanno processati, li hanno torturati per farli confessare, li hanno impiccati, hanno bruciato il loro cadavere. Ecco, la differenza tra il passato e oggi non è che nel 500 non aspirassero a queste cose e noi ci siamo inventati un'aspirazione, ma che nel 500 li bruciavano se ci provavano a chiederlo. Oggi lo vorrebbero fare, ma non lo possono fare più. Aiuto, la domanda iniziale era? La Chiesa. Allora, questo è un libro di storia, questo mi importa moltissimo. Io sono un militante gay, ho scritto libri sull'AIDS, sulla famiglia gay, sulle coppie gay, su tanti argomenti. Quindi non ho nessun problema, vergogna a dire di essere un militante, perché è quello che sono. Però questo è un libro di storia, non è un libro di militanza gay oggi. Parla della storia. E quando si fa storia si ha un metodo che è stato messo insieme in tre secoli di evoluzione epistemologica, metodologica, che ci richiede che ci si attenga ai documenti storici.
Dopodiché lo storico è libero di dare tutte le interpretazioni che vuole. Però bisogna attenersi ai testi. I testi ci dicono che tutta una serie di cose che noi pensiamo di sapere sulla Chiesa cattolica sono false. Altre invece sono vere, per carità. Però il rapporto che c'è stato tra omofobia e religione cristiana è molto più complesso di quanto noi ci immaginiamo. A partire dalle origini c'è questa favola che è diffusa sia tra i cattolici che tra i militanti gay, secondo cui il mondo greco e latino era un mondo in cui era il paradiso dei gay, no? A un certo punto arrivano i cristiani che, essendo dei fanatici ottusi, hanno rovinato tutto e hanno insegnato l'omofobia al mondo occidentale, e da quel momento in poi il mondo occidentale è stato omofobico. Su questo sono d'accordo tutti, e infatti questa ricostruzione è falsa, nel senso che l'omofobia non è qualcosa che il cristianesimo abbia imparato dal mondo occidentale, ma esattamente l'inverso. Questa non è un'analisi mia, ma è di Philippe Harrier, risale a 40 anni fa. È nel pensiero pagano del primo secolo d.C. che viene maturato una tendenza all'ascetismo e all'esigenza che la sessualità seguisse una regola razionale, e da qui che la Chiesa cattolica assorbe la sua morale sessuale, che è completamente estranea alla morale ebraica, che dice cose completamente diverse, e che la Chiesa cattolica ha semplicemente ribattezzato. È un'operazione di rebranding, ha dato il proprio nome a qualcosa che preesisteva. Nel mio libro c'è un capitolo in cui mi diverto all'inizio dicendo: c'è una filosofia nel primo secolo d.C. che dichiara che la sessualità ha una finalità razionale. Questa finalità è la riproduzione. Qualunque tipo di sessualità che non segua l'esigenza della riproduzione è contro natura, perché è stata la divinità a volere questa finalità. In particolare c'è una tipologia di comportamenti sessuali che sono particolarmente contro natura, e sono i comportamenti sessuali tra persone dello stesso sesso. Avrete tutti riconosciuto qual è questa filosofia. Esatto, lo stoicismo. E poi cito Musonio Rufo, e cito Plutarco, cito Seneca, perché questa visione delle cose è entrata nel cristianesimo dalla filosofia pagana del primo secolo d.C. E i cristiani dei primi secoli, quando hanno inevitabilmente notato l'analogia tra punti di vista tra gli stoici e i loro testi sacri, hanno tratto la conclusione che gli stoici avevano letto di nascosto i testi cristiani, che Platone aveva imparato di nascosto l'ebraico per poter leggere la Bibbia, che Seneca aveva avuto un carteggio con San Paolo. Se li sono proprio inventati, perché non riuscivano a spiegare come fosse possibile. Noi riusciamo a spiegarlo come sia possibile. I cristiani hanno preso la morale stoica e hanno detto: è la nostra morale. E questo, se ci pensate, è una ironia divertentissima, perché le sentinelle in piedi stanno difendendo, come rivelata da Dio, la morale messa insieme dai filosofi pagani del primo secolo d.C. Sono queste le parti divertenti, buffe della storia. La Chiesa cattolica non ha originato l'omofobia, l'ha sancita. Ha detto che il pensiero che era diffuso tra i 10 milioni di abitanti dell'impero romano nel primo secolo d.C. era voluta da Dio, era approvata da Dio. È andata a prendere altri testi, Levitico, per dire: c'è una sanzione divina, quindi questa omofobia è giusta, è vera, è divinamente ispirata. È chiaro che, pur non avendola inventata, nel momento in cui è diventata il veicolo di trasmissione ai secoli successivi, da quel momento in poi la Chiesa cattolica ha avuto una importanza primaria nella perpetuazione dell'omofobia. Però esiste un fenomeno molto interessante, e cioè che molto spesso le ondate di omofobia non vengono dai teologi cattolici, cioè dall'alto, ma vengono dal basso, vengono da un rigorismo morale che si è ripetuto più volte nella storia. In particolare è particolarmente interessante quello, c'è un capitolo che analizza nel libro come la borghesia del 1200, insoddisfatta della morale portata avanti dai preti, che sono troppo lassisti, che sono troppo, come la polemica che abbiamo oggi sui preti pedofili, è la stessa cosa. Noi dal basso contestiamo alla Chiesa la mancanza di rigore morale. Nello stesso modo la borghesia, in senso di abitanti delle città,
attraverso anche un loro esponente come è San Pier Damiani, che è figlio di mercanti, che scrive il Liber Gomorrianus per chiedere al Papa di non tollerare più i preti sodomiti, che arrivano a livelli, per esempio, quello di confessarsi a vicenda e assolversi a vicenda. Questo tipo di cose non devono più essere tollerate e questi preti devono essere espulsi dal clero. In effetti, la riscoperta dei roghi dei sodomiti, che tutti pensano sia una cosa che è esistita da sempre, no, il primo rogo di cui abbiamo attestazione è del 1277, non prima, ed è il portato di una riscoperta del diritto romano di Giustiniano, fatta dai commentatori del Corpus Iuris Civilis nel 1200, e anche questa è una tipica, è il risultato di una... irrompere del pensiero borghese dal basso nella morale cristiana. Allora, tutto questo spiegone per dire che cosa? Che il rapporto tra società e morale cristiana è sempre stato molto più complesso di quanto noi pensiamo. La Chiesa cattolica presenta di se stessa l'immagine di una guida che ha sempre dettato la linea per 2000 anni ed ha sempre dettato la stessa linea. La realtà storica è di una entità umana che a seconda dei secoli si è adattata più o meno facilmente a quello che il momento storico chiedeva, ha cambiato più e più volte il proprio punto di vista, a volte si è trovata all'opposizione nella richiesta di una maggiore punizione dei sodomiti. Al San Pier Damiani, che scrive il Liber Gomorrianus, c'è il Papa che scrive una lettera che inizia dicendo «Nos humanius agentes». Noi, agendo un po' più umanamente di te, San Pier Damiani, stabiliamo che no, non bisogna fargli questo, ma un po' di meno. Quindi ci sono stati momenti storici in cui la Chiesa cattolica si è trovata all'opposizione degli omofobi. Questo ci dice